Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. È finalmente uscito Yu-Gi-Oh! Master Duel e quindi video, ovviamente. Non potevo esimermi da fare o almeno un video su Yu-Gi-Oh! Master Duel e da quello che ho visto, perché a suo tempo quando fu annunciato non vidi neanche il trailer, tant'è che l'ho visto il giorno dell'uscita del gioco. Switch mi dice: guarda Andre Link che è uscito Yu-Gi-Oh! Ti interessa? Ed io: eh sì, vediamo il trailer. E dal trailer ho detto: potrei infognarmici male, però prima dovrei finire l'altro Yu-Gi-Oh! Che sono ancora in alto mare. Dunque, impara a giocare a Master Duel. Qui imparerai ad evocare mostri e ad usare carte magia. Quanto vorrei saltarlo! Avventurati nel vasto mondo del duello. Sì, probabilmente dovrò affrontare... Oh, potere del drago, assolutamente! Abbiamo tre Luster Dragon! Ragnarok divino, mi piace. Due draghi bianchi, due draghi bianchi. Oh, tre ce ne vogliono! Tre! E Kaiser Glider. Allora, è un deck penoso, ma mi piace, mi piace. Oddio, coi Link ancora non ci so giocare. Vabbè, scelgo il deck drago, è il deck che da sempre scelgo. Fare subitissimo un duello contro qualcun altro? Non è proprio la cosa più logica. Beh, partita classificata. Facciamo una partita così, tanto per. Affronta avversari di tutto il mondo e cerca di ottenere un rango elevato. Vai! Cerchiamo un avversario. Dato che c'è il crossplay, abbiamo fatto subito. Ok, quindi questo qui è praticamente PvP. Tu sei passa. Vabbè. Quindi inizio per secondo, praticamente, mi stai dicendo. Ok, ho messo una carta, difesa e finisce, wow! Ok. Ok. Dai, posiziona. Attacchiamo, ovviamente, dopo aver evocato Cavaliere Lama. Attacco questa. Vediamo un po' chi c'è in difesa, va. 1600, ok, ho capito. Main 2. Baragliai. Tanto per fare la partita, no? Giochiamo, gli distruggo il mostro. Gli impedisco di fare qualsiasi cosa. Gli impedisco di fare. Non può evocare, non può sacrificare, non può fare nulla. E deve soffrire. Poi lui farà soffrire me sicuramente. Proprio 101. Però almeno intanto faccio qualcosa. Due carte coperte. Tre carte coperte. E ancora non attiva nulla. Ricordo di un nemico, di attacco subisci danno pari attacco al mostro attaccante, se non bandisci quel mostro. Ah, ok. Sì, va bene, ho visto. Ah, 1800, 1600, 2100. Posiziono una carta coperta, coronato del calice. Ok, e attacco. Attacco diretto? Non ha nulla? Ah, sì. Ah, ok. Però viene in attacco. Si prende meno danno, ma comunque se lo prende. Continua ad attaccare, certo. Vai. Aia. Chi è? Ah, ok, ho capito. Che fa? È pazzo. 1500. Vabbè, sì, ce la facciamo? No, cosa? Pezzettino, hai capito? Pezzettino. Ok, main 2. Qua, posiziono una carta coperta e via, finisco il turno. Va bene, va bene. Ci sta. Però noi stiamo combattendo con un deck che ci dà il gioco, non quello che ho scelto io. Che farà? Attaccherà? Ah, no. Che fa? Ce l'ha fatta. Non ho idea di quello che sta facendo.
Si ritira in difesa. Per i miei gusti ci metto un po' troppo. Ok, non è che devi giocare proprio senza pensarci, però... Minimo 2000 di attacco. Sono fritto. Va bene, attacca, attacca, attaccami. Ti prego, attaccami. Ti prego, attaccami. Tipo, voglio che attacchi. Ho il ricordo di un nemico. Oh, Cribbio. Vabbè, l'ha fatto da solo. Volevo farlo io, ma l'ha fatto da solo. Ah, dai! Oh, mamma. Cavoli! Ma guarda, non so che effetto ha. Suo attacco diventa la metà. Oh, cavoli. Beh, si attacca, amico mio, cavoli tuoi, eh. Mi prendo un bel po' di danni, ma almeno ciao. E al turno dopo è la mia. Sì, perché l'effetto della carta al turno dopo diventa mia. Wow, si copre, ma è in difesa. Va bene, va bene. Io attacco comunque, se posso attaccare, quindi fai tu, amico mio. Ah, ridaglie. Che fa? Lo sacrifica? No, che fa? Sì, vabbè, non è che da lontano vedo. Cioè, avvicina un pochino di più il gioco. Certo che ha un po' una chiavica così, però, È lentissimo giocare online. Chi evoca? Ouroboros. What? Cazzolino? Per difendersi al turno dopo. Sì. Ma meno male che manda quella con l'attacco più basso. Non per qualcosa, ma sai. Allora. No, non è il mio caso. Metto qui questa e concludo assolutamente il turno. Non ho modo di fare altro. Ecco, a questo punto viene evocato Drago Xyz Ribellione Oscura e... Ok, ci siamo, peschiamo. Dai, inaspettato, dai. E termino il turno. Vabbè, ha vinto, mi sa, dai, a sto punto. Non è che posso fare molto se non posso attaccare. Addirittura si boosta l'attacco. Overkill proprio, amico mio, sei cattivello. Vabbè, anche meno. Pure. Ma guarda, mi arrendevo, se non mi attaccavi. Tranquillo, mi arrendevo comunque. Yeah. Bello. Beh, però ho preso qualcosina. Ah, rank up. Vabbè, niente non è. Insomma. Quello aveva un deck ovviamente infinitamente più potente del mio. Aveva comprato pacchetti su pacchetti su pacchetti. Dovrei farlo anch'io veramente. Ma costano tutte 100. Prendiamo Bustamaster.
Ah, 10 buste, vai, così, spacchettamento, vai! Mi rovino. Tanto se lo continuo a giocare, lo continuo su PC. Lo ricomincio da capo, ovviamente. Ok, va bene. Ah, dunque, abbiamo ascesa primordiale, sistema di controllo forza vitale, primi eroi. Ah, ma qua abbiamo gli eroi, abbiamo? No. Non proprio. Oh, drago finale. Beh, se dovessi trovare un terzo drago occhi blu, chi è questa? Schuberta la maestra melodiosa? What? Ah, Schubert, certo. Anche io che domande faccio. Alcuni non sono affatto male. Sì, però nel mio deck alcune potrei implementarle se dovessi farmi un deck per conto mio. Che farò sicuramente su PC a questo punto, se dovessi continuare a giocare. Buono. Cascata Marincipes. Wow, davvero interessante. Abbiamo Structure Deck, Mago del Pendulum, Ricontratta Universo. Accessori. Beh, sì, diventiamo degli Shota. No, meglio di no. Il Mago Nero però mi interessa. Non è male, è carino. Guarda, se ne sta lì sul campo a farsi gli affari suoi. Allora, in ogni modo, questo era Yu-Gi-Oh! Master Duel. Davvero, davvero intrigante come titolo. Poi questo non è un gioco come Duel Links che fai la storia, ti impari tutto e poi vai su Master Duel per effettivamente fare il culo agli avversari nella vita vera. Quindi è davvero interessante il concept che hanno adottato di sfidare le persone vere senza conoscerle per forza, mi piace. Però per video showcase come questi il tempo è giunto a termine. Non c'è una storia, ma solo duelli PvP, perfetto. Che altro dire? Vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!